Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video novità, almeno per noi, perché non so se queste tre sono delle proprie vere novità, però sì, oh, sicuramente. Allora, io direi di iniziare col dolce, quindi fateci sapere anche se vi piace questi video un po' così, quindi che si vedono anche i prodotti, fateci un po' sapere, mentre qua abbiamo anche l'acqua. Vai, scegli tu, Vabbè, iniziamo tra prima queste di... due. Sì. Ok, gocciole al gusto caramello con cioccolato e croccante granella di caramello. Sinceramente, Sinceramente. non ho sentito belle, belle recensioni in giro, quindi non ci resta che provarle. Vediamo un po'. Pagate 2,80 euro, trovate al Conad. Il caramello si sente. No, si sente tantissimo. Pochissime. Assaggiamo. Allora, si sente che non è una gocciola normale. Un pochino si sente. Artificiale. Succhevole un po'. Però, No. secondo me nel latte. Caramello si sente, però non è quel caramello strongo, forte. Bisogna alcuni pezzi. Sì, il tuo era quello, la metà che ho visto in c'era strapieno di caramello. No, si sente. Guarda, mi aspettavo di peggio, sono sincera. Pure io. Però si sente tipo quel crunchy Allora, io rispetto, vabbè, le classiche, le originali, togliamole da mezzo. Però cocco erano pazzesche. Un'altra cosa. Non so che mi Le ricordo. paragono sempre al gusto originale. Queste sono più croccanti, invece quelle altre sono più biscottose. Sì, Sono proprio l'impasto è croccante. perché c'è questo caramello dentro croccante. Però io Vabbè. darei 7. Questi. Baiocchi, Baiocchi, Mulino Bianco quest'anno ha fatto uscire un bel po' di novità, eh. Paura. Questi li ho pagati 2,20 euro, quindi pochissimo. Si fanno attendere. Ma che dicevano? Mi sentivo qualche No, di recensione? queste devo dire la verità, no, non ho sentito nessuna Oh, però recensione. si Si sente il sente. pistacchio. Non ho sentito nessuna recensione, anche perché qui nei supermercati non tutti ce li hanno. Non riesco a capire. No, si sente il pistacchio. Però si sente di più il biscotto che la crema dentro. No, ja. Si sente il pistacchio perché si sente. Mi devo mangiare una. Ciao, metà. No, no. Buono. Ah, si sente. Per Giusto? gli amanti del pistacchio È buono, si ovviamente sente, non mi aspettavo però non è molto di pesante, sentire quel però pistacchio stucchevole, però è buono. Però sapete, a sentire un gusto artificiale io preferisco sentirlo lieve, ma ma già che non sentirlo. sente la mandorla, già una Brava. cosa. Quindi, Però ottimo. una cosa, rispetto a tipo quelli là cioccolato, questo il biscotto esterno si sente un botto. Cioè veramente tanto tanto tanto. Però mi Dai, un piace bell'otto glielo do. tantissimo. Tutto e mezzo pure. Allora, Bandito Crunchy Peanut sono gli arachidi pastelli Ricoperti. coperti, sour cream e onion. Quindi io mi dimentico sempre il gusto, panna acida Panacida e e cipolle. cipolle. Buongiorno! Sono richiudibili. Già uscito l'odore. Mi ricorda l'oldo, solo a me. Ma secondo me sono cotti al forno, lo sai? Non li vedo ricoperti di quella polverina.
sono lisci. Danno la sensazione di quella paprika. Posso dirti, mi aspettavo molto un sapore molto più esplosivo, invece no. Però non è molto forte, quindi poi non è che disgusta perché è pesante. No. È sospizioso. Buoni. No, sono buoni, mi sono piaciuti. Ma sai che direi, invece di dare il voto, proviamo anche questi e facciamo la comparazione. C'era anche, questi sono nacho cisto. C'era anche un altro gusto, però era piccante, quindi non l'ho preso. Vedi, questi già hanno la polverina. Vai. Sì, questi più somigliano a quelli là classici. Oh, come non lo senti? Non sento niente. No, mangiateli insieme. Mi sento il formaggio? No, poco dire. Solo io lo sento forte. Forse perché a me non piace. Ma perché avevo mangiato prima quelli? A me non sento niente, mi sembrava quello. Un po' di piccantino c'è pure. Sono molto indecisa. Allora, forse preferisco più questi. Non lo sento molto il gusto. No, io lo sento. Io no. Però sinceramente io preferisco più sour cream e onion perché è molto più delicato. Questi no, delicato, cioè delicato, questo non c'è. No, niente. Questi. Invece questo per me è troppo forte. Te lo giuro. Mi che se ne sanno proprio niente, sente solo brutta arachide. Sente solo l'arachide. Lì attorno non sente niente. Si sente. Sono più di sapore, più quelli, cioè il sapore più forte. Questo. Così, io me ne sento capriccio. A me acqua, te lo giuro. Ma io te lo giuro. Quindi tu cioè, di sapore sono, si sente più quello. A questo me, no. A me l'inverso. Io sento questo tantissimo. C'è pure qualcosa di forte. Te lo giuro. Ma perché ho mangiato prima quelli, quindi non questo? Cioè io il formaggio non lo sento. Io non sento proprio... Vedi, paprika, si sente pure la paprika. No, io tra i due quello, perché questo non... Ma pure io tra i due io preferisco questo qua, quindi sour cream e onion. Questo per me è troppo forte come gusto. Io lo sento proprio forte. Te lo giuro. Dopo più tardi te lo faccio riprovare, forse secondo me questo è un mix di sapore. Però io subito l'ho sentito. Boh. O perché, ripeto, io non sono un amante del formaggio, quindi io lo capisco. Ma non è che si sente molto, cioè... Io non lo sento proprio, vabbè. Vedete, quindi il bello di fare le recensioni insieme, perché giustamente siamo due persone diverse, abbiamo gusti diversi. No, io sono l'altro, pure io. Cioè, per me è quello. Ok, Jelly Bean, non abbiamo mai provato una bevanda del genere. Lemon Lime. Ma mi è uscito l'odore... Oddio, sembra un po' una cipolla. Sembra un po' menta, no? Chips. Oddio, ho avuto una sensazione. Ma no, che schifo! Ho avuto una sensazione in bocca. Wow, limone lo sta. Ma no, che. Ma già quando l'ho bevuta ho avuto una brutta sensazione. No, come sentivo solo grassato, ma non sentivo il sapore. Tipo che frizzava in bocca. Detersivo. Fai in bocca. No. È il lime allora. Il lime, sì, solo il lime si sente. Questa cosa amara. L'acqua. Cioè, proprio quando la metti in bocca. Sembra l'acqua sporca. Proprio quel risucchio di. No, non so di cosa sia l'acqua sporca, però. No. Ci sono rimasta malissimo. L'odore. Che poi si sente solo questa cosa gassata, però il sapore non si sente. Sente un sapore. Cose chiuse, pare qualcosa. No. Ok. Ok, speriamo che questo sia. Già beh, uno prende limone, va sul sicuro. Certo. È orribile. La cosa proprio di chiuso. Ok, passport. Questo è il suo messaggio subliminale, dire guarda, fatti il passaporto e parte. Pringles. Andiamo in Grecia? Ok. Vabbè. Vai, dillo tu. Penso si legga tzatziki. Ci sta tipo salsa yogurt, cetrioli, scalogno, coriandolo, okay. Sta cosa qua. Non
Non so com'è la pasta tzatziki, però. Sento erba. Piante. Ma io le vedo piccole. Tu come le vedi? Più piccole. Perché no, compro queste cose? Fagioli. Mamma mia. Non possiamo neanche bere. Cioè, niente, ci dovremmo fare un da quando è iniziato quella cosa. Non posso bere il primo video. Rimane un tema così. È orribile. Io non so come questa salsa. Ma non la proverò mai più se è così. Secondo te? Sapore di erba. No. Quindi ha vinto dolce. Rispetto proprio il mio gusto. Ha vinto dolce in questo video, stranamente. Ok. Fateci sapere se questa tipologia così vi può piacere, ne arriveranno delle belle, quindi noi ovviamente speriamo che questo video vi sia piaciuto. Un po' sfortunato. Un po' sfortunato, però abbiamo provato le novità, che tutti quanti Giulia prova, Giulia prova, Giulia prova. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!